Il raddoppio dell'IVA sulle TV a pagamento e quindi su Sky continua a far discutere tutto il mondo politico. Secondo Walter Veltroni non ci sono dubbi, l'iniziativa dell'IVA comprime ancora di più l'economia poiché va a pesare ancora una volta sulle famiglie. Siamo sempre da capo a 12. Il governo prende una misura che è una misura di aumento delle tasse sulle famiglie, perché non stiamo parlando di famiglie ricche, stiamo parlando dei tifosi delle squadre di calcio, per capirsi. Prima avrei detto bisogna fare un intervento sui salari, bisogna fare un intervento sul precariato, bisogna fare un intervento più forte a sostegno delle imprese, bisogna mettere delle risorse. Si fa così nei paesi occidentali. In Italia invece Berlusconi pensa che Sky debba chiudere, che l'opposizione debba dire di sì, che chi la pensa diversamente da lui non vada bene. I democratici nel Partito Socialista Europeo, questo si discute a Madrid, da dove Veltroni parla. E penso che più questa famiglia si aprirà, più questa famiglia riconoscerà l'esistenza di tante forze, di tante energie, di tante culture che gravitano dentro il campo democratico e progressista, e meglio sarà per tutti noi. Tornando ai problemi dell'IVA e del pacchetto anticrisi, comunque, condividono la posizione di Veltroni anche Casini e Di Pietro. Ci sono cose positive in questa manovra, ma bisogna togliere dal campo subito l'unica tassa che è stata messa, guarda caso, nei confronti di Sky. Questa tassa va rimossa per la credibilità del governo, non solo per il pluralismo dell'informazione. È dannoso per i cittadini italiani, in quanto per un altro servizio si vedono ancora una volta aumentare le tasse. Si dice che devono consumare di più, però gli si riduce i soldi per la spesa. La maggioranza risponde alle opposizioni facendo un appello affinché non si irrigidiscano in una contestazione delle misure economiche che sia solo pretesto di opposizione politica sterile. Sulle norme fiscali si può discutere senza creare contrasti eccessivi. Sentiamo Cicchitto, Gasparri e Maroni. I provvedimenti del governo puntano a aiutare l'economia reale. Su questa base è possibile un confronto. Vediamo che Veltroni si esprime in modo sprezzante e questo evidentemente rischia di far saltare il dialogo senza che esso nemmeno sia cominciato. La sinistra non trova di meglio che aprire una polemica sulle televisioni a pagamento, che riguardano una fascia di italiani che ha più soldi in tasca. Ne parleremo serenamente, ma è più importante aiutare chi ha bisogno come facciamo noi. Mi pare che in questo momento di difficoltà in cui c'è bisogno che tutti facciano dei sacrifici, questa norma sia una norma giusta.